Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vi ho detto nel video precedente, sto registrando le clip tutte nello stesso momento, ecco perché vedete le stesse luci e vedete la stessa magliettina. Tutto questo per avere il materiale e riuscire a montare il video durante il viaggio, durante gli spostamenti e quant'altro. Ma detto ciò, dopo questa piccola premessa, vi voglio raccontare di un mio debutto nelle nozze istriane. Ero il personaggio Lorenzo, un personaggio molto particolare, perché lui è un ragazzo, diciamo, della mia età, che si è innamorato di una bellissima ragazza, forse la ragazza più bella del paese. Amore corrisposto da lei stessa, ma con una particolarità: suo papà non vuole dare a nozze a un ragazzo, tra virgolette, povero o che non abbia nessuna dote. E quindi suo papà promette la figlia ad un altro ragazzo, sempre del paese, dove lui invece possiede case, possedimenti terrieri e quant'altro. E purtroppo quest'opera, dopo tutto l'inganno creato da suo papà, ma soprattutto da una persona in particolare che si chiama Biagio, la ragazza, purtroppo Marussa, viene promessa sposa, ma proprio in quel giorno Marussa scopre di essere ingannata. Quindi Marussa avvisa Lorenzo, entrambi scoprono di essere stati ingannati e cercano di trovare una soluzione. E chiamano Nicola, il futuro sposo, il promesso sposo di Marussa, ma lì l'opera non finisce veramente con una risata. Purtroppo accade qualcosa di negativo a Lorenzo. Questo non ve lo dico cosa accade, perché vi faccio vedere alcuni momenti dell'opera e scoprirete da soli come finirà, ahimè, nozze istriane. Ma prima di lasciarvi al video, perché nozze istriane e perché l'abbiamo fatta a Castello Arquato? Perché nozze istriane, dove il compositore è Smareglia, ma il librettista è Illica. Illica lo conoscete perché è stato il librettista anche di Puccini, quindi in La Bohème, Butterfly e poi anche tantissime altre opere, ha collaborato anche con tantissimi altri compositori dell'epoca. Illica è proprio originario di Castello Arquato e vi dico, una scenografia veramente bellissima. Infatti la torre, la piazza, la chiesa e quant'altro sono state utilizzate come scenografia dell'opera stessa. Ma come sempre vi ricordo di iscrivervi a questo canale proprio qua giù. Vi ripeto sempre, a voi non costa nulla, invece per me è un supporto grande e immenso. Infatti vi ringrazio sempre per il supporto che mi date qui su questo canale, anche negli altri social, su Instagram, Facebook e quant'altro, ma anche e soprattutto il supporto che mi date durante i concerti o anche durante le opere stesse. Grazie sempre dal cuore, ma se alla fine vi è piaciuto anche questo video, vi ricordo sempre un pollicione in su, un bellissimo like, che trovate sempre qua giù in fondo.